Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Vacanze. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. E bentornato, bentornato in diretta con Gianluigi Radio Vacanze. Subito i nostri numeri per entrare in contatto con noi al 320 46 87 503. Stiamo parlando con la mia collega Ornella dell'agenzia Il Mondo in Valigia di Torino e colgo l'occasione perché c'è un ascoltatore che dice che fai tante belle gite e speriamo che riapri presto, Annalisa Mortara. No, dai, certo, grande Annalisa, sì, la conosco da tanto ed è un'amica oltre che, vedi, che una vedi, cliente. Allora cliente, pure te c'hai gli amichetti tra i clienti, con te, vabbè. Ho la vabbè. Trappa, io intanto saluto la famiglia Sarti che viene qui da noi, ci ha fatto ricchi con i suoi viaggi, non è vero, però vabbè. Un po' di no, certo. Un po' di salamelecchi. Senti, ma il brano Mi sono rotto e ti è piaciuto? Sì. Dai, vabbè, in questo momento ci sta, voglio dire. Pure chi non ce l'ha se li fanno venire, in poche parole, no? Ci sta, dai. Sì. Ecco qua, perfetto. Allora. E intanto da New York ti ha detto: oh, io sono già pronto. Buono là, alle 8 tu. Che sta. Allora, torniamo a noi e come si dice? Torniamo a noi e chiacchieriamo ancora di Torino. Allora, avevamo accennato, eravamo arrivati alla Gran Madre e io prima di scendere li porterei su al Colle di Superga, poi scenderei ancora di nuovo in città per terminare magari con i Musei Reali e Palazzo Madama. Tu che dici? Perfetto, certo. E fai bene perché proprio dalla Gran Madre hai una ottima visuale, un bel panorama sulla città proprio a 360 gradi. Certo. E con le spalle alla Gran Madre, sulla tua destra, in effetti vedi sulla sommità del colle, il Colle di Superga, l'omonima Basilica di Superga. Torino è una città prettamente barocca, la Basilica di Superga è una chiesa barocca realizzata da un architetto, pensa, non torinese, neanche piemontese, ma siciliano, Filippo Iovarra. La basilica fu realizzata dopo un voto. Tu che volevi parlare dei Savoia, guarda, lì sei a casa Savoia. Sì, quello lo so, non è che voglio parlare. A me piacerebbe raccontare anche della bella Rosin, però poi dopo ci cade, ti fanno causa. No, soprattutto perché però è divertente. È vero. Poi entriamo nei gossip, perché poi alla fine... Io li chiamo le donne salva matrimoni, quelle là. Le donne salva... insomma, perché no? Ci può anche stare questa È così, poi. Perché no, in effetti, sì. Vabbè, ci torniamo a Superga e lasciamo in pace l'anima della bella Rosina. Che non è seppellita lì, la no, assolutamente no, è quello che ti dicevo, ecco perché le diamo donne salva matrimonio. Guarda che la bella Rosina ha un pantheon. Ma come no? Per carità. Quindi in realtà anche un po' di più, se vogliamo, perché appunto nella cripta della Basilica di Superga, dicevamo, ci sono seppelliti alcuni membri della famiglia Savoia, alcuni, e ovviamente colui che volle la Basilica di Superga, ovvero sia Vittorio Amedeo II, fino a Carlo Alberto, che un po' anche fu il protagonista, tutto sommato, appunto, della famiglia Savoia, non la bella Rosina di cui parlavamo prima, perché proprio
non si poteva, ecco, non era il caso, qualcuno si opponeva, non era il caso. Però appunto a lei fu, poi per lei fu costruito proprio una specie di Pantheon, quindi ha un suo mausoleo che è proprio il mausoleo della Venerazione, quindi vedi che insomma non le è andata male alla fine. No, non le è andata male, ringraziando Dio non le è andata male. Sicuramente meglio lei che chi dico io. Vabbè, noi e oggi so chi dici tu. È sempre Renzi, vabbè, sempre il toscano, io. Vabbè, lasciamo andare, per carità di Dio. Dio ci salvi, com'era? Chi ci salva da lui? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, parliamo ancora di Torino. Ovviamente, a parte le clip, io ho delle foto fatte dentro la Basilica di Superga, sono una chicca, veramente una chicca. Ma poi scendendo c'è, appunto, scendendo sulla sinistra, c'è il punto dove purtroppo è venuto a mancare il grande Torino, no? Esattamente, esattamente, esattamente così, infatti. Quindi le motivazioni per salire, nel vero senso della parola, salire sali sulla collina di Super, che sali, perché in alto sei a 700, poco meno, insomma, di 700 metri d'altezza, quindi nel vero senso della parola le motivazioni per salire sul colle di Superga sono parecchie, quindi la visita alla basilica, la visita alla cripta dove dicevamo ci sono alcuni rappresentanti della famiglia Savoia, non tutti, il panorama bellissimo, bellissimo che godi appunto dalla Basilica di Superga, da questa bella balconata protesa sulla città e sulla corona alpina, e poi anche un motivo molto più triste, naturalmente, perché quello fu proprio il punto dove cadde l'aereo del grande Torino, esattamente, ti do ragione, sì. Anche se non sono milanista, erano dei stracampioni proprio, era gente che aveva vinto di tutto, perciò, assolutamente, tanto di cappello. Guarda, ti dirò che comunque questo è un ricordo ancora molto vivo in città, perché comunque quando tu appunto vai alla Basilica di Superga e fai il giro dietro alla basilica dove c'è ancora questa lapide, come no, ti dirò che trovi sempre qualche fiore. Sì, no, non è vero, l'ho trovato anch'io. Anch'io sarei Granata, se viverei a Torino sarei sicuramente di fede Granata, poco ma è sicuro. Non me ne vorrà il mio amico Giuseppe di Mazzè, che lui invece è juventino, e ovviamente Domenico di Novara, che anche lui è juventino. Ne trovassi uno Granata, oh, ma guarda che è una cosa incredibile. Vabbè, mio cugino, vabbè, allora diventerò amico di tuo cugino. No, ma non sono ma ce ne sono ancora. No, ce ne sono. Fidati che ci speriamo, sono, perché no, certo. Questo momento è un po' dura. Però tornando a noi, a questa nostra passeggiata scendendo dal colle di Superga, io metterei appunto davanti al Palazzo Reale e Palazzo Madama, che sono praticamente le piazze principali, no? Allora, sì, siamo scesi, come hai detto giustamente tu, siamo nel bel mezzo della città, siamo proprio nel cuore, non il cuore storico, però comunque il cuore della città, dove c'è Piazza Castello, che è un po' il riassunto della storia della città, Piazza Castello. Ci sono palazzi un po' di tutte le epoche, partendo proprio da Palazzo Madama, che anche qui io mi rendo conto che vi possa ricordare qualcosa di vostro. No, ma preferisco quello che sta là, guarda, per carità. Infatti nasce un po'... Beh, la storia di Palazzo Madama è molto lunga e adesso non abbiamo tempo, ma è molto interessante, tra l'altro. Ma Palazzo Madama è chiaro che ti riporta al Palazzo Madama, che è a Roma. No. E poi Palazzo Reale. Ah, come no, Palazzo bellissimo. Reale, certo. Palazzo Reale che... anche lì, anche quella è un'antologia in realtà, non come Palazzo Madama. Palazzo Madama è molto più antico rispetto a Palazzo Reale, certo. Però Palazzo Reale è il fulcro del potere di Casa Savoia, a tutti gli effetti il fulcro del potere di Casa Savoia, perché lì visse appunto la famiglia fino al trasferimento della capitale, prima a Firenze e poi a Roma. E quindi quella è la residenza, la residenza più importante dal punto di vista della politica di Casa Savoia. Non l'unica, è l'unica residenza. È che poi c'era Conigi, no? A voglia, certo. I Savoia
nel momento in cui arrivarono a Torino, o meglio trasferirono la capitale a Torino, in realtà molto tardi, perché trasferirono la capitale da Chambéry a Torino nel 1563, quindi molto tardi rispetto ad altre capitali, no? Però da quel momento la città fu totalmente trasformata dal punto di vista urbanistico, nacquero le belle piazze, quindi anche Piazza Castello, e quindi fiorirono anche le residenze. Ti dico fiorirono perché Palazzo Reale non è l'unica, no, è la più importante dal punto di vista del potere assoluto di Casa Savoia, ma poi ebbero la lungimiranza di realizzarne molte di più, in particolare, guarda, seguendo un disegno molto interessante, perché loro realizzarono residenze tutto intorno alla città, creando una sorta di anello, di circuito, no? Quasi come una sorta di introduzione alla città, nel senso che qualsiasi ospite, ambasciatore, politico arrivasse verso la città, incontrasse prima una residenza. Tempo. È un po' come quando ti cammina per strade lungo il parco di Valentino la sera, che le signorine fanno vedere qualcosa prima di dire, no? E loro facevano vedere questi grandi palazzi, no? Certo. È un modo, che, scusa la mia franchezza, però così il linguaggio radiofonico è molto trasparente. Però è vero, cioè se tu fai vedere questa potenza attraverso queste bellezze, no? E la gente dice, mamma mia, chissà con chi ho a che fare, no? Bravissimo, questo era esattamente l'obiettivo, il mamma mia, wow, sì, wow. Esattamente quello, wow, della serie, come potente questa famiglia, come ricca questa famiglia, come importante questa famiglia, e l'apparire, no? Non è non è solo di oggi, no, è come sempre, ma io quando ho fatto l'esempio delle donine era proprio quello, no? Fare apparire, certo, no? Certo. È quello che è, insomma, via. Senti, intanto ti dico, abbiamo un minuto, perché poi dopo farò il gemellaggio, come promesso, dal Piemonte ti porterò giù con un bellissimo brano, te l'annuncio, Michele Bonocore della Evergreen napoletano, sempre più a sud. Dunque, come vedi, sposto il regno, no? Sono contentissima, perché sono posti che io amo particolarmente, quindi non lo so che non l'hai fatto apposta, perché non lo conoscevi, non lo sapevi, no. Ma mi stai facendo un regalo. Sono contento, io lo dirò sicuramente. Intanto anche i saluti proprio da Napoli, da Michele Fu e da Renato Fusco e da Alberto, che ci ascolta qui da Palombara Sabina, vicino Roma. Allora, io ti direi soltanto un accenno. Della galleria Pietro Micca ne puoi dire qualcosa? Sempre ammesso delle che gallerie tu lo sai. Pietro Micca? Gallerie di Pietro Micca? Allora, quello tra l'altro oggi è un altro museo interessante. Ovviamente, sai, che è il museo dell'arma d'artiglieria. Esatto, e le gallerie si possono ancora visitare. Come in no? Parte. Ti dico in parte, perché sono rimaste in parte, no? Certo. Perché, vabbè, non ci dimentichiamo che la famiglia Savoia, di cui abbiamo dato cenni finora, era comunque una famiglia di militari. Come questo no? È importante. Tutti specialisti di artiglieria. Militari. Te lo dico io. Assolutamente. Quindi una famiglia di militari, mm-hmm, questo significa che avevano anche, ovviamente, la mentalità militaresca. E quando arriva appunto nel 1563 il capostipite torinese, non è il capostipite della famiglia Savoia, che era Umberto Biancamano, ma quello torinese, ovvero sia Emanuele Filiberto, la prima cosa che fa è quello di difendere la città, no? Anche perché aveva avuto, insomma, troppi anni di guerra alle spalle. Difende la città ed è lui che volle la realizzazione di queste gallerie sotterranee. Ed ecco, gallerie questa sotterranee è una delle altre cose. Certo. Abbiamo appunto, mi è rimasto un minuto, e perché vai, poi vado il piano. Allora io intanto volevo ringraziare e invitarti, se hai piacere, anche alla puntata del 13 di gennaio, che potremo continuare un piccolo accenno su Torino, e poi ci sarà Novara e Vercelli. Se hai piacere. Assolutamente, siamo sempre a casa tua, insomma, bene o male, cambia poco, no? Allora sei invitata, ufficialmente invitata, e io prima di mandare il brano, sempre ti assurdo, vorrei che ti unissi a me,
a fare i saluti alla, alla mia parte, diciamo il mio cuore piemontese, al comandante Curio Cellati, che è quello che dirige tutti questi ragazzi del Terza Artiglieria. Ovviamente, sempre tramite lui, saluto tutti quanti quelli del gruppo, appunto, Terzo Mastrengo. Vedi, anche questo mo si è scoperto, perché conosco bene così quella, quella sì, specialità. Bene, allora io ti ringrazio, ti faccio gli auguri di buon anno. E grazie anche a te. Ci vediamo allora il 13, appuntamento anche alla tua amica che ci ha scritto, il 13 di gennaio sarai ancora con molto noi. Molto volentieri. E io grazie metto Michele sempre più a sud e poi te lo saluto quando lo sento al telefono. Certo. Ciao Ornella, fai grazie buon mille. Anno, ciao, alla ciao. Prossima, ciao. Ciao, grazie a te.